Ciao ragazzi, sono Francesco Giardino, ospite oggi sul canale di Fotoema ed oggi vi ho portato allo Stadio Arechi per l'ultima data del fantastico tour di Vasco Rossi negli stadi. Siamo in compagnia di ZVE1, la camera per i creator. Proviamola insieme. Conviene arrendersi all'evidenza, conviene accorgersi, conviene accorgersi della distanza. Non puoi discuterci, non puoi discuterci con l'ignoranza. Conviene arrendersi, conviene arrendersi a pranza. Siamo qui ragazzi nello stomaco dello Stadio Arechi, dove si gestisce tutto il backstage di Vasco. Siamo qui con la security da un lato, Live Nation dall'altro e tutti gli organizzatori che camminano da una parte all'altra, sempre al telefono, sempre con questi documenti in mano, pronti a risolvere tempestivamente qualsiasi problema accada. Dopo vedremo se riusciamo a intervistarvene qualcuno per capire meglio cosa c'è dietro all'organizzazione di un evento di questa portata. Ma adesso torniamo su. Andiamo sul pit e troviamo i fan di Vasco più agguerriti. Ciao ragazzi, siamo qui, Prato Gold. Siamo con Giovanni, Lello, Mariano, Giulia, Cristiano, Gianluca, Angelo, Michele, Angela, Emilia, Giusi, Giulia. È il mio 21esimo concerto. Modena Park. Che anno? 2017. Allora, io ho avuto modo di conoscerlo di persona, l'ho incontrato diverse volte, piccola perla, una delle ultime volte che l'ho visto, gli ho chiesto un'altra foto, lui mi dà una pacca sulla spalla e fa, basta, io e te ne abbiamo un sacco insieme. Si è ricordato. Con il suo autografo. Ok. Tatuato sulla pelle. Ho scritto un libro su Vasco, okay. La prefazione me l'ha scritta il Gallo a titolo gratuito. Che spettacolo. Vasco è quell'artista che non riesco ad ascoltarlo fuori dai concerti perché mi sale la malinconia. Perché ti aspetti il prossimo concerto? Sì, sì, ne parlavo prima con lei, con la mia ragazza, sì. Heineken Jamming Festival, 14 anni, siamo partiti da casa senza soldi, okay. E siamo andati da lui. Nostro tour nel backstage, abbiamo un ospite di eccezione, un incredibile DJ, il signor Marco Folli, piacere, ciao a tutti. Ciao Marco, allora, domande sul tuo lavoro. Sì. Allora, tu sei il DJ di quale emittente? Di Rai Radio 2. Ah, una cosa importante, allora. Sì. Da quanto tempo lo sei? Allora, per Rai Radio 2 ho cominciato col tour di Vasco, quindi okay. È una cosa nuova, però ho 44 anni di esperienza a livello mondiale, quindi. Abbiamo un baluardo del DJing praticamente. Uno dei vecchi DJ. Uno dei vecchi DJ, ok. Qual è il tuo genere preferito? Se devi passare un pezzo, cosa passi? Sono un amante della soulful, della deep, della house cantata anni 90. Vecchia scuola, quello che ci piace. I miei DJ set sono prevalentemente basati su questa tipologia di musica. Il tour di Vasco è giunto ormai al termine, che emozioni ti ha dato? Ma è stato molto emozionante, ti dico, già dalla prima data, perché già a Rimini era veramente, sentivi delle belle vibrazioni. Comunque, okay. Cioè Vasco ha un seguito che solo Vasco ha in Italia. Certo. È uno zoccolo. L'hai visto? Questo è un problema relativo alla stabilizzazione di questa macchina. Infatti non credo che la sua destinazione d'uso sia quella di riprendere qualcuno. Parliamo della Dynamic Active, che è una delle impostazioni selezionabili quando attiviamo la stabilizzazione della ZVE1. Dynamic Active utilizza un ulteriore crop, dovuto al fatto che il sensore è full frame, per andare a eliminare i passi. Qui l'avevamo attivata probabilmente per errore durante gran parte delle nostre interviste, perché mi stavo riprendendo da solo effettivamente all'inizio, e va a creare questa sorta di effetto di warping che noi vediamo quando andiamo a cercare in posto di stabilizzare delle clip che sono troppo mosse. Quindi attenzione, se state riprendendo qualcuno, il consiglio che mi sento di darvi è quello di non attivare la massima stabilizzazione, tenetevi un po' più leggeri. Duro di persone che l'hanno seguito per tutto il tour, quindi dal primo di giugno fino ad oggi non hanno mollato un attimo. Un po' di dispiace che sta finendo? Sì, sinceramente sì, perché comunque si è formato un bellissimo gruppo con tutto lo staff, è un mese che siamo in giro insieme. Beh. E devo dire che è stato veramente un bel tour. Oggi siamo con Mirko Mengozzi, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao. Questo è il nostro speaker. Allora Mirko, domande sul tour. Ovviamente sì. Chi guarderà questa intervista sarà curiosissimo di sapere com'è stata l'esperienza.
l'esperienza è sempre emozionante, comunque non è la prima volta fortunatamente, quindi sono molto fortunato, okay. Modena Park e anche altre, ma con Vasco è sempre la prima volta, devo dire, anche perché i fan di Vasco, guarda, questo è solo a parlarne viene la pelle d'oca, perché sono numeri uno. Cosa hai visto durante questo tour da parte dei fan? Cosa ti ha fatto capire l'attaccamento? Intanto tantissimo amore per Vasco, addirittura mi ha colpito molti ragazzi, addirittura hanno preso un mese di ferie, okay. Un mese in tenda per seguire tutto il tour di Vasco, quindi tutte le 11 date, okay. Compresa anche la meno zero, mettiamola così. Fanatismo per i fan. Praticamente. Ma è meraviglioso, solo Vasco può creare questo. Infatti è l'unico che sposta queste masse. Sì, Vasco. È incredibile, incredibile. Ultima domanda, poi ti lasciamo lavorare. Sì. L'emozione più forte che hai provato durante questo tour, in quale tappa e quale ti è rimasta dentro? Ma è sempre l'ultima secondo me, ma forse questa sera è quella più, essendo l'ultima, è quella che, cioè, è metà tra felicità e comunque dispiacere. Malinconia un po', no? Malinconia, è come quando finisce l'estate. Esatto. Però deve essere in realtà l'inizio del nuovo anno. Ok. E quindi godiamocela tutti insieme, e poi quando noi fan di Vasco. Sì. Brano preferito? Ma in realtà un po' tutti, dipende dalle emozioni che provi in quel momento. Ok. In questo momento ti posso dire voglio la vita spericolata. Quindi vita in questo momento siamo spericolati. Grazie mille, grazie, non vediamo l'ora di ascoltarti. Olè olè olè, Vasco. Ciao, abbiamo intercettato Raffi appena scesa dal palco. Un live incredibile, complimenti, un'energia veramente unica. Grazie mille. Hai fatto ballare i fan di Vasco. Ci sono riuscita, bene, sì. Infatti urlare. Abbiamo avuto, insomma, come ti dicevo, la grandissima opportunità di aprire tutto il tour di Vasco, e diciamo che in questo tour ci siamo fatti un po' conoscere, e devo dire che, come insomma ci parlavamo anche 5 secondi fa, il pubblico, sai com'è, cioè noi siamo un supporter, per cui siamo un gruppo che non è, cioè il pubblico non è venuto per noi, no? Non è venuto a vedere noi, e quindi non sai mai come possono reagire. Devo dire che ho avuto veramente un feedback positivissimo, e tanto che appunto ho avuto veramente il piacere grandissimo di sentire cantate le mie canzoni da un pubblico così bello come quello di Vasco. Come hai gestito l'emozione all'inizio? L'emozione c'è una grande emozione, che devo dire però si tramuta in grinta. E si vede? Grande Raffi! E devo dire che, insomma, quando sono lì ho solo voglia di cantare. Progetti per il futuro? Abbiamo un piccolo tour qua nelle piazze del sud quest'estate. Grande Raffi! Abbiamo un piccolo tour nelle piazze del Salento, andremo in Salento, faremo un po' di gavetta, quella che si chiama gavetta. Okay. E poi uscirà anche un singolo. Però diciamo che come battesimo il tour di Vasco è importante. Non è male, no? Non adesso è male. Bisogna mantenere il livello, si carica? Carichissima, non vedo l'ora. Allora ragazzi, siamo qui con Raffi, guarderemo il concerto insieme. Piccolo appunto che riguarda l'audio di questa macchina. Come vedete, e come continuerete a vedere durante le nostre interviste, trovandoci in una situazione come quella di uno stadio carico di gente, abbiamo optato per dei microfoni Rode wireless, anche per trovarci un po' meglio per quanto riguarda intervistare qualcuno. Ma Sony ha pensato anche a questo su ZV-1, disseminandola di microfoni omnidirezionali. Questi microfoni possono essere selezionati dal menu. Il menu non quello interno, ma quello rapido raggiungibile dal display tiltabile con il touch. Ed è possibile andare a isolare i microfoni in base alle necessità. In questo momento c'è Angelo che mi riprende, e quindi abbiamo selezionato frontale. In questo modo la camera registra l'audio soltanto dai microfoni frontali. Possiamo selezionare sia frontale che posteriore, omnidirezionale che quello standard, e automatico, che utilizzando sempre l'intelligenza artificiale e il processore interno va a capire automaticamente dove c'è bisogno di registrare la fonte audio, il che è molto interessante. Mentre vi invito ad ascoltarla sulle piattaforme social di streaming, sì. No? Raffi Official Raffi su Instagram, mi chiamo invece Raffi maiuscolo su Spotify. Un'altra feature molto interessante di questa macchina, che scaturisce dalla fusione tra intelligenza artificiale e sensore full frame, è l'autoframing. Come potete vedere, se in questo momento inizio a spostarmi, la macchina cerca sempre di mantenermi al centro dell'inquadratura. Questo è possibile grazie al riconoscimento del soggetto e al sensore full frame. La macchina opera un vero e proprio crop, creando una finestra all'interno del sensore, che sposta grazie all'intelligenza artificiale, riconoscendomi per tenermi al centro dell'inquadratura. Non ho capito,
Un'altra feature interessantissima per i content creator che come noi si trovano spesso a fare unboxing e recensioni è il riconoscimento degli oggetti mostrati alla camera. Quante volte ci siamo trovati in difficoltà per ghosting improvvisi quando appunto avevamo un oggetto come questo obiettivo da mostrare in camera e volevamo che il fuoco fosse su di esso per poi tornare su di noi. Grazie all'intelligenza artificiale ZV1 questo problema è risolto, in quanto in maniera estremamente fluida e tempestiva la camera riconoscerà che le stiamo ponendo qualcosa davanti. E come in ogni recensione che si rispetti è giunto il momento delle mie considerazioni finali. Sony ha fatto davvero un lavorone per fornire un corpo macchina che out of the box sia prestante, fluido e ready to use. Occorre però fare una distinzione relativa alla destinazione d'uso e all'utente che sceglie questa macchina. Sei un content creator? Ti piace vloggare? Vuoi migliorare il tuo flusso di lavoro? ZV1 fa per te, è esattamente quello di cui hai bisogno, perché è un corpo macchina full frame, un corpo macchina che resiste incredibilmente a basse luci, ed è un corpo macchina che ha delle caratteristiche autofocus che, come abbiamo visto, sono realmente importanti. La stabilizzazione fa da padrona e non avrai nessuna tipologia di problema a catturare i tuoi momenti speciali. Se invece sei un professionista che ha bisogno di una macchina affidabile che non riscaldi tanto e che sia sempre pronta a qualsiasi sfida, anche le più impegnative, ne discutiamo nei commenti. Da Francesco Giardino è tutto, grazie a Fotoema per questa occasione e questa opportunità, ci vediamo alla prossima recensione.